Vediamo il trailer di Spider-Man, raga, che sta eccitato come un pussy. Siamo nel party. Oh, vediamo sto trailer di Spider-Man 2, che secondo me è una manata. Mi sa che si vede Venom, in teoria sì, perché è in copertina pure. What's happened in the last 10 years? It's a miracle I'm even sitting here now. I got a second chance. Che è And I'm gonna take questo? advantage of that. Ma questo è But I need you Peter. with me, Pete. We're gonna heal the world. Chi è? Mi sa che è Eddie, vero? È Eddie Osborne, eh? Eddie. Harry. Guys, this is my best friend Harry. Hey, good to meet you. Good job, huh? Still gonna have time for tutoring? We'll figure it out. Arriva Kraven. I didn't know there were bears in these woods. Hey, MJ, I have another name for you. Kraven. He's here on some kind of hunt. No, if you need me, I'm just a call away. Lee, you don't know what you took from me. All Miles talks about is how to be a better Spider-Man. How to help you. What the hell's going on with Pete? He's not himself. Go help him. This was our dream. I'm not going to lose him. We're going to heal the world. C'è il pisellino duro. È bellissimo. Ma raga, questo qui quando esce fa ma 12 ore, sì. Questo quando esce fa la 12 ore subito. Vado dritto, bro, me ne frega un cazzo. 20 ottobre. Quel giorno tiro dritto come la Madonna. Sembra insensato. Fammi rivedere Venom. Vedi, azzi, fidatevi di me. Sarà giocabile, raga. Fidatevi, secondo me sarà giocabile Venom. Cioè, secondo me potremmo controllare ovviamente Spider-Man, Miles e pure Venom, secondo me, bro. Cioè, se ci fanno controllare pure Venom, io rischio di infarto su sto gioco. Che bello, Dioga. Ma hanno cambiato pure l'attrice di MJ, fammi rivedere. Pulita. Pulita. Solo in delle missioni, secondo me. È possibile, possibile. Mezzia May. Hey MJ, I have another name for you. Kraven. Ah, è zia May, dici del film, gli assomiglia. Peter è sbocchevole. No, Peter è bello. C'è Saint-Maximin. E Peter è lui. A me Peter piace com'è. È pulito il Peterone. Alex Hunter. Ma la storia sembra ciotta. Allora, cioè, i nemici sono Kraven, Lizard e ovviamente Venom. Ma questo chi è? Chi è questo? Lee. Lee. Chi è Lee? Martin Lee. Ma è Mr. Negative. Eh sì, è Mr. Negative Martin Lee, ragazzi. Bacchest! Ritorna pure Mr. Negative. Che infatti mi sembra che è tipo in mezzo evaso, no? Perché sembra molto, capito, appena uscito di prigione. Quindi mi sa che è tipo mezzo evaso e Miles Morales, porco Dio, gli vuole scopa la madre. Ci sta. Vero, pare Adam Driver, ragazzi, è vero. Oh, è quello? Chi è qua? Chi cazzo è? Dice che è Black Cat, non mi pare Black Cat. Yuri. Chi è Yuri? Yuri Spider-Man, vediamo un po'. Yuri Spider-Man. Si è già vista lei però nei giochi? È nel primo, o sbaglio? Se non è una carta di Marvel Snap, io non la conosco, c'ho sto problema. È la poliziotta del primo, sì. Potrebbe essere lei. No, Elektra non credo. Oddio. Oddio, vedendo l'arma. Elektra. Oddio. Beh, Elektra c'ha i pugnali. Lei sembra che c'ha proprio una catena, capito? Non lo so. Elektra c'ha i pugnali. Boh. All Miles talks about is how to be a better Spider-Man.
How to help you? The hell's going on with Pete? He's not himself. Go. Vedi, guarda che si nasconde. Guarda che si nasconde da Peter, raga. Avete visto la lineup dei giochi Marvel in arrivo, raga? Go. Help. È tosta, eh. Non so se avete visto. Allora, questo ovviamente è il prossimo, esce a fine anno. Wolverine, che avevamo visto già il teaserino, che non so se ve lo ricordate. Black Panther degli A. Com'è degli A, Black Panther? Perché ci sarà Black Panther, Wolverine, Iron Man. Davvero è degli A. Vabbè, sti cazzi, a me mi fa cacà, porco Dio, Black Panther. No, lo giochiamo tutto in live, Spider-Man, chiaro. E in teoria forse pure... anche Iron Man e EA. Ah, quindi non sono Insomniac. Cioè sono... È soltanto la lineup dei giochi Marvel. Quindi praticamente Insomniac sicuro fa... Vabbè, Spider-Man e Wolverine, perché l'avevano già annunciato, no? Ma lo sapete qual è la cosa... Cioè, la roba bella? Cioè, secondo me, potenzialmente, questo qui sarà meglio dei Spider-Man. Perché, regà, gli X-Men sono troppi. Troppi. Cioè, gli X-Men sono infiniti e ci... Boh, non lo so, è veramente un universo troppo grande, regà. Cioè, quello degli X-Men è un universo gigantesco, regà. Ci saranno almeno... Boh, non lo so, io solo nei film credo che ne abbiamo visti una cinquantina. Tu pensa a metterli nel gioco? Secondo me sarà veramente incredibile. Ma Deadpool, secondo te Deadpool non lo mettono? Secondo me lo mettono, Deadpool. Boh, secondo me questa roba dei giochi Marvel, dell'Insomniac, è una delle cose più fighe capitate negli ultimi anni ai videogiochi. Perché sono troppo fighi, ragazzi, mamma mia quanto sono belli. Non vedo l'ora che escano. E mi raccomando, se volete ripassare tutto questo universo, giocate a Marvel Snap. A me la cosa che non piace, pensando ad Iron Man, secondo me è il gameplay. Cioè, credi che non gli davo una lira e mo sto un fissa de brutto con Marvel Snap? No, ma frate, ma ci credo, perché io come te, io come te non gli davo una lira ed è incredibile. Che schifo, quanto non mi piace, porco due. Cioè, non è che pretendo che tu lo faccia uguale a Robert Downey Jr., anche perché credo che sennò gli dovresti dare una cifra dei soldi. Però non mi dà fastidio Peter Parker. Lo sapete perché non ci dà fastidio Peter Parker del gioco a noi? Perché noi di Peter Parker già ne abbiamo visti tre. Quanti Iron Man abbiamo visto? È per quello, raga, che a noi ci dà fastidio. Perché noi, come Iron Man, l'unica persona che riusciamo a vedere è Robert Downey Jr., brother. Non c'è un cazzo da fa. E mentre invece, se pensi ai Spider-Man, dici, vabbè, Peter Parker in più. Amen. Ce ne abbiamo visti già tre. Miles, I need your help! What is this stuff? Wait, Pete, I got an idea. Nice! One more time! On three! One, two, three! Di sapere come si pressa e dipende su FIFA. Hai dei consigli da darmi in breve? No! Ma quanto è bella!